Da una parte c'è la sensazione, sindaco, che questa azienda, cioè, non riconosca, no, fino in fondo quali sono i disagi quotidiani. Questo è il problema, hai detto la cosa giusta. Questo è il problema, cioè si tende a minimizzare queste critiche, peraltro devo dire mai eccessivamente verbose, mai eccessivamente violente, ma sempre fatte con l'animo di voler migliorare il servizio reso ai cittadini. Purtroppo la direzione si trincera sempre con le statistiche che siamo la migliore ASL della Toscana e quindi siamo la migliore ASL dell'Italia. E purtroppo non è più così, forse lo era quando Arezzo era da sola, ma adesso che è con Siena e con Grosseto non è più così, cioè è palese, è sotto gli occhi di tutti che il servizio reso ai cittadini è in calo di qualità. Oh, c'è poco da fare. Poi ci possono essere motivazioni non legate, assolutamente non legate alla qualità dei professionisti, fuori di dubbio. Ci sono evidentemente problemi legati alle risorse e al sistema organizzativo. Ecco, io su questo vorrei che ci fosse più chiarezza. Il modello organizzativo dell'ASL di Area Vasta, dell'Aslona, è sostanzialmente diverso dal modello organizzativo dell'ASL aretina piuttosto che quella senese o quella grossetana. Questo nuovo livello organizzativo non è chiaro e per ora è fuori di dubbio che non è efficiente, perché basta chiederlo ai cittadini e non possono non aver notato che il servizio è peggiorato, si è allungata la risposta, è più complicato accedere al servizio, è più lungo il tempo che si passa prima di passare attraverso le cure sintomatiche per chi si reca al pronto soccorso. Fermo restando che forse il modello ancora sul quale mettere mano è quello più generale della sanità, perché tutti questi accessi al pronto soccorso forse denotano che un filtro che ci dovrebbe essere a monte non c'è o non è eccessivamente efficace, non lo so, però sentire i numeri che ci ha detto il dottor Iannelli fa rizzare i capelli in testa. Allora cosa voglio dire? Non è una politica positiva quella del dire tutto va bene, ma dalla Marchesa. Molto meglio sarebbe dire sì, è vero, questo problema c'è e allora abbiamo rilevato quali sono le cause, provvediamo a mettere in pista i rimedi. Questo sarebbe un approccio che io gradirei molto di più.